Oggi abbiamo due battesimi, Martina e Sofia. Oggi è la festa dell'Immacolata Concezione, per cui non si va a scuola e siamo qui alla messa. Proviamo a trovare un collegamento fra questi due motivi di festa. Anzi, proviamo a fare un collegamento anche con un terzo elemento che sembra dissonante rispetto a questi due, ed è la prima lettura, il libro della Genesi, il peccato originale. Se voi guardate in alto, almeno qualcuno forse riuscirà a vederle, dalla parte della mia sinistra c'è una vetrata dove ci sono Adamo ed Eva cacciati con un bastone dal paradiso. Nella finestra di fianco c'è l'Immacolata Concezione. Se il sole aiuta, probabilmente riuscite a vederlo. Perché la Madonna è messa nella storia della salvezza lì agli inizi? Qual è il collegamento? Allora, proviamo a definirlo in maniera breve e spero semplice. Allora, Eva è stata messa da Dio nel paradiso, immacolata anche lei, non aveva peccato, non aveva nessun peccato e quindi è immacolata come Maria. Anche Maria è stata messa sulla terra senza peccato. Però tutti e due avevano la possibilità di fare il peccato. Tutte e due, perché Dio non toglie la libertà all'uomo, altrimenti non sarebbe più uomo, perché sarebbe un burattino. Eva ha fatto il peccato ed è stata cacciata dal paradiso ed è stato messo un angelo alla porta del paradiso a dire: gli uomini non entrano più qui, e i figli di Eva siamo noi che viviamo nel peccato, viviamo nella tribolazione e viviamo purtroppo con questa spada di Damocle che è la morte. Quindi Eva è madre dei viventi perché ha peccato e ci ha inserito dentro un destino di peccato. Maria è stata messa immacolata di nuovo in terra, quindi, come dice un bel titolo, Maria è il paradiso in terra, cioè ha rivissuto la stessa faccenda di Eva. Dio ci ha riprovato, ha detto: riproviamo con questa donna. Aveva anche lei l'opportunità di dire di no, quindi di commettere il peccato, invece ha detto di sì. Quindi ci ha riconquistato il paradiso. Se Eva ce l'ha tolto, Maria ce l'ha riconquistato. Quindi Maria è madre dei redenti. Eva è madre dei viventi, Maria è madre dei redenti, cioè dei salvati. Con Maria si apre un'umanità nuova. E noi siamo figli di Eva o di Maria? Questa è la domanda. Allora, noi siamo un po' l'uno e un po' l'altro. Come dice San Paolo, non mi sono ancora liberato dell'uomo vecchio. Non mi sono ancora liberato dell'uomo vecchio. Quindi siamo ancora figli di Eva, ma allo stesso tempo siamo diventati anche figli di Maria. Quando diventiamo figli di Maria, cioè quando entriamo nella vita nuova, quando riacquistiamo il paradiso, quando abbiamo come fine la beatitudine, il giorno del battesimo. Ed è qui il terzo collegamento. Quindi Eva ci ha chiuso il paradiso,
Maria ce lo restituisce in un giorno preciso, il giorno del battesimo. Oggi Sofia e Martina fanno questo passaggio da figlie di Eva a figlie di Maria. Ed è bello che il battesimo venga celebrato proprio in questo giorno, il giorno dell'Immacolata Concezione. Ma attenzione, riusciranno a essere sempre figlie di Maria? Speriamo di sì, però non sempre riusciranno come tutti noi. Quando ci vedremo veramente figli di Maria? Quando saremo in paradiso. È il giorno in cui noi vedremo esattamente chi siamo diventati. Quel giorno lo vedremo realmente. Intanto dobbiamo camminare nella vita nuova. Quindi il battesimo ci dà la possibilità di camminare nella vita nuova, ma ci dobbiamo mettere anche i nostri sì, dobbiamo anche noi impegnarci, e un giorno vedremo realmente chi siamo diventati. Noi siamo già figli di Dio, dice San Giovanni, ma lo saremo realmente il giorno che vedremo Gesù e Maria in paradiso.